Una volta stavo per sposarmi. La mia anima e quella di Wentworth viaggiavano in armonia. E io fui persuasa a lasciarlo andare. Mio padre, invidiabile profilo, non ha mai disdegnato una superficie riflettente. Le mie sorelle. Il mio difetto è che sono troppo gentile, Anne. Do tutta la mia attenzione agli altri e sono io a rimetterci. Dove sono i tuoi figli? Dovrei saperlo. Sarei stata una donna molto più felice se invece di allontanarlo lo avessi tenuto con me. Sono passati 7 anni. 8. Ma arriva un momento in cui si va avanti. Stasera riceveremo Frederick Wentworth. Un galante capitano. È vero quello che si dice sul suo aspetto? Guardatemi, sono il capitano Wentworth e sono bello! Ah, capitano, la sorella di Mary, Anne. Noi già ci conosciamo. Era tempo fa, non ero ricco. Avete un volto maturo, i vostri capelli sono intatti. Anche i vostri, sembrano appropriati. Hai della marmellata in faccia. Ora siamo peggio di 2 ex, siamo amici. Frederick! Perfetto. Perdonatemi, vi blocco la strada. Potreste non bloccarla? Posso forse aiutarvi? Considerando l'aiuto di cui ho bisogno, propendo per il no. Sento un fermento sentimentale. Deve avere un secondo fine. Perché hai questi sospetti su di lui? Io lavoro sempre per i miei titoli. Come sono fortunata, seduttore e lavoratore. Sono anche ricco. Come accade che la vita, senza avvertire, viene investita da così tanti mutamenti? Gli ho spezzato il cuore. Non voglio che porti rancore. Cos'altro dovrei fare? So quanto altamente valuti la vostra amicizia. Non sapevo se ti avrei mai rivisto, o se sapessi quanto ci tenevo. Il tempo può cambiarci. Non so quanto io sia cambiata. Non lasciate che qualcuno vi dica come vivere o chi amare.